Buongiorno Raja Bezzaz, oggi ospite qui per presentare il suo libro, il suo primo romanzo, ma so già che non sarà l'unico. Si intitola L'Araba Felice. E Esatto. Bezzaz, Raja, tu sei una giornalista, una conduttrice, ora anche una scrittrice e soprattutto l'inviata di Striscia, quella più attenta ai temi dell'immigrazione e delle fasce anche più fragili e più deboli. Prima di tutto ti faccio una domanda legata a questo libro che hai pubblicato per Cairo. Perché scrivere la tua biografia, che non è solo una biografia, lo diciamo subito, ma perché scriverla? Oh, innanzitutto vi ringrazio. Iniziamo con questo. Per me è molto importante essere grati per tutto quello che ci succede, quindi grazie anche per questa intervista. Il libro l'ho scritto fondamentalmente per raccontare una storia comune a tutti, a molti, dove ci si può rispecchiare e che spero dia coraggio di combattere le proprie battaglie, di sognare e di continuare a credere nella vita e tutto ciò che andremo a fare in futuro, visti anche i tempi difficili, perché siamo in un momento di pandemia, in un momento dove sognare è complicato. Quindi voleva essere anche una spinta. Esatto, perché è un bel sogno, perché tu raccontaci un po' come lo racconti nel libro senza fare troppo spoileraggio, però qual è la tua storia? Da dove arrivi? Io sono nata in Libia, mia mamma è marocchina, mio papà è berbero, sono cresciuta in Marocco, mi sono trasferita in Italia all'età di 9 anni, dove ho iniziato un percorso all'inizio un po' complicato, perché già a partire dalla lingua, dalla cultura, ma dopo pochissimo, dopo 3 mesi, conoscevo l'italiano. Quando si è piccoli si impara velocissimamente, bisogna approfittare, i bambini farcirli di informazioni belle. E ho studiato qua, in un secondo momento sono tornata a vivere in Marocco perché mia mamma, come tutti gli immigrati, ha sempre avuto il sogno di tornare in Africa, di tornare a casa, perché purtroppo la sua generazione non si è mai sentita del tutto accettata, voluta e di conseguenza tendono sempre a dire ok, un domani torno a casa. Ha portato anche me e mio fratello, ma una volta arrivata lì, a 13 anni, mi sono resa conto che per quanto io possa amare la mia terra d'origine, io ero diventata molto italiana, avevo i miei amici qua, avevo iniziato a studiare qua, avevo anche acquisito un modo di vivere molto italiano, molto occidentale, che in Marocco non veniva capito e la mia libertà iniziava perché ero anche adolescente, avevo voglia di sperimentare, di conoscere, di uscire, di crescere e lì la paura che ha la famiglia, no, nel lasciare andare le donne, soprattutto le figure femminili e gli adolescenti, mi metteva davvero in crisi. A quel punto, dopo diverse difficoltà, ho deciso di tornare a vivere in Italia e sono tornata a vivere in Italia con mio papà, che fino ad allora non avevo vissuto. Di conseguenza è stato anche un po' mettere alla prova me stessa, perché avere a che fare con i genitori dopo tanti anni che non l'hai vissuti, non l'hai conosciuti, è una prova di coraggio, no? Mio padre non, è un uomo che ha scelto di vivere con un'altra famiglia e quindi anche qui arrivo nel libro a parlare del divorzio, di come è stato tutto il meccanismo, no, che hanno preferito adottare i miei genitori per separarsi, perché hanno fatto una specie di festa, una roba inusuale per l'epoca e per una coppia di marocchini. E invece, nel mio caso, loro hanno preferito separarsi così per non traumatizzarci. E da allora non avevo più avuto a che fare con mio padre. È stato complicato, ma tutto è servito. C'è un segreto che è legato anche e si vede al sorriso che ti caratterizza, perché tu ammetti che comunque questo processo è molto difficile. Scrivi che ti sei sempre sentita in bilico, una Divisa. contraddizione, dici proprio queste parole, una contraddizione che cammina. Allora, Giusto. come superare queste contraddizioni? Che messaggio dare alle seconde generazioni che magari vivono anche loro questa, dualità? Bisogna cogliere il meglio
da tutte le cose che si imparano, da tutti i mondi che si vive. Quindi io sono, ho cercato nel mio piccolo di cogliere il meglio dell'Italia, del Marocco, del mondo islamico, di queste culture che sembrano molto diverse, ma in realtà hanno tante cose in comune, miscelare il tutto ed è uscito un buon drink. Devo dire che riesco a berlo perfettamente, è il mio drink preferito e viva il melting pot! A proposito di drink, tu sei musulmano osservante, per cui non bevi Sì, alcol, fai il Ramadan, però nello stesso tempo esatto. hai questa immagine così occidentale, che a certe persone dà fastidio. Dà fastidio sia agli arabi che agli occidentali, no? Perché è un po' una roba che confonde, ma dici, come è possibile? Cioè, sei musulmana, ma la tua religione a volte mi è stato detto da italiani, ma la tua religione non ti impedisce di vestirti così? E io dico: no, la mia religione non mi impedisce niente, ragazzi. La mia religione è una filosofia, è di vita, è un vestito sartoriale che ho cucito su di me, perché non può una religione essere praticata al 100% o non praticata. Nella vita si passano dei momenti, si cresce, ci sono dei momenti qua e delle esigenze particolari e trovi le risposte nei libri sacri, perché poi alla fine le religioni monoteiste dicono tutte la stessa cosa e insegnano a convivere, perché è complicato convivere con persone di diverse culture. Invece se si studiano i libri sacri, i libri antichi, si imparano un sacco di lezioni, sono come una scuola, quindi non bisogna demonizzare la religione, quindi o sei religioso e ti comporti come tale, oppure non sei religioso, la fede è qualcosa di Intimo. troppo profondo per essere misurato, non è matematica. E devo spiegare agli italiani che mi dicono: ma come mai ti vesti così? Ma la tua religione non vuole. E poi devo spiegarlo anche ai musulmani che quando sono in giro a intervistarli mi dicono: io non parlo con te perché sei conciata così. Oppure non puoi Esatto. entrare in moschea in questo modo. Io ovviamente per rispetto quando vado a fare i miei reportage e ho esigenze di entrare in un luogo sacro, io rispetto il luogo sacro perché va rispettato e mi metto il velo, ma per alcuni non basta il velo, perché alcuni pensano che determinati argomenti non vadano trattati da una donna in un contesto del genere e con magari un uomo che rappresenta una religione. Invece io sono cresciuta nella religione, io ho studiato nella scuola coranica, la mia famiglia è molto religiosa. E il vero imam, quindi colui che conosce la teologia e conosce attivamente la religione, la pratica, è una guida spirituale alla quale puoi chiedere tutto, non ci sono argomenti tabù. Ma non è chiaro a tutti questo concetto. Certo, e infatti immagino l'essere tu un personaggio comunque pubblico e giornalista inviata di Striscia la Notizia come sia visto in maniera destabilizzante. Ma come sei arrivata Esatto. a Striscia? Beh, è stato anche un puro caso in realtà, cioè, ho fatto questo provino, ma non avrei mai pensato che un domani sarebbe diventato il mio lavoro e invece mi sbagliavo. Cosa ti piace di fare l'inviata di Striscia? Beh, perché il linguaggio di Striscia è un linguaggio leggero, tratto degli argomenti molto pesanti, a volte difficili da digerire, con una chiave ironica che mi dà il programma e che mi permette di far digerire argomenti che senza questa ironia, senza questa semplicità, diverrebbero indigesti, diverrebbero difficili. E mi piace questa chiave. C'è un primo episodio proprio che racconti nel libro di uno dei tuoi primi servizi, no? Che è abbastanza sintomatico, no? Significativo. Ce lo vuoi raccontare? È stato uno dei primi servizi, cioè in realtà era l'inizio di Striscia, non erano i primi servizi, ma stavo andando a girare un servizio in questo casolare abbandonato e l'accoglienza non è stata delle migliori perché era abitato da dei clochard e ci hanno aggredito. Questo clochard poi a un certo punto parla in marocchino, in dialetto, e io capisco che lui ha parlato in marocchino. Dico: ma scusa, mio fratello, cioè, vuoi picchiare tua sorella marocchina come te? Ma perché mi è venuto spontaneo, no? Perché
La fratellanza africana, gli ho detto: ma come è possibile? Ma ti rendi conto come ci hai trattato? Che figura ci hai fatto fare? Che figura mi hai fatto fare con i miei colleghi italiani? E lui mi risponde: Raja? E io dico: sì, ma la nostra Raja? Cioè, aspetta, fammi verificare se è veramente lei. Ma certo! Ed è subito stata una grande festa, mi ha aperto la porta. Quindi lì ho capito quanto è importante parlare alle persone con una certa, cioè, in primis, farne parte. Per trattare gli argomenti bisogna conoscere, bisogna metterci le mani, i piedi e viverli, perché quando non si conoscono le culture, quando non ci si sente parte di una grande comunità, si fa fatica poi a discutere le sue problematiche. E a quel punto il clochard marocchino mi ha presentato a tutti gli abitanti di quel luogo e ha vietato a chiunque di interrompere le mie riprese, perché era giusto il mio operato che lui mi seguiva, perché lui seguiva Striscia ed era molto fiero che un'africana, una sorella, ce l'avesse fatta e dovevamo lavorare. Brava, è finita con una grande festa. Il risultato è stato meraviglioso. Perché ho capito che noi arriviamo ovunque, noi parliamo a un pubblico gigantesco, c'è bisogno di comunicare con tutti, senza esclusione, perché a volte abbiamo un pubblico anche dove non ce lo aspettiamo. Ecco, tu tra l'altro hai sottolineato due aspetti importanti, no, del lavoro e della tua carriera. Il fatto che sei appunto tra due culture, sei il frutto di due culture proprio, e anche il fatto che sei una donna. Queste due caratteristiche ti hanno, come dire, ti hanno aiutato, in questo caso ti hanno aiutato, ma in altre occasioni ti hanno Tante penalizzato. volte no, ti ho anticipato, tante volte penalizzano perché ci sono i preconcetti, ci sono delle idee arcaiche sulla figura femminile che può trattare solo determinati argomenti, che non ha diritto di parlare di altro. E si aggiunge qua anche il discorso dell'essere immigrato, quindi sei ospite e non puoi parlare cioè non puoi farci un po' i conti in tasca, è già tanto se ti stiamo facendo lavorare. E questa cosa inizialmente veramente mi rattristiva molto e mi ricordava quanto ero davvero immigrata, nonostante io sia cresciuta qua. Poi ho iniziato a farci un po' pace e dire: sai cosa ti dico? Ma è un loro pensiero. Alla fine parlano i fatti. Bisogna dargli esempi, è quello che dico sempre ai colleghi o a chi vuole fare questo lavoro di comunicazione domani, è quello di continuare a perseverare con il lavoro. Martellando prima o poi, una testa alla volta si riescono a dare delle visioni diverse. Io mi considero una GoPro, lo dico sempre, quindi ho una visione molto ampia di tutto. Però non tutti hanno questa fortuna, perché la mia è stata anche una fortuna di essere cresciuta in un posto, vissuta in un altro, genitori di un certo tipo, immigrata, perché io la considero una grande fortuna. La possibilità di aver studiato fin da piccola in diverse lingue, la possibilità di crescere in un paese bellissimo come l'Italia, e forse lo amo ancora di più degli italiani perché ho avuto questo giro del mondo e ho scelto di vivere in Italia. A un certo punto bisogna scegliere, bisogna avere dei perché e bisogna decidere da cosa si vuole fare. E perché bisogna seguire una battaglia piuttosto che un'altra, ma anche scegliere un posto dove vivere e esserne consapevoli e continuare ad amarlo, che è il lavoro difficile che anche chi fa il nostro lavoro non sempre riesce a mantenere. Io dal primo giorno che ho iniziato a fare questo lavoro ad oggi, il mio scopo è sempre stato quello di rendere migliore il posto dove sono, quindi in questo paese rendo merito all'Italia, cioè in questo momento sono qua in Italia e faccio il massimo per l'Italia, e effettivamente il Marocco ogni tanto mi richiama all'ordine dicendo: ma per noi qua non puoi lavorare, ormai sei italiana. Non ho bisogno di un passaporto per sentirmi parte di un paese, mi ci sento, non ho la cittadinanza italiana e lavoro per l'Italia e per gli italiani. Ecco, questo è un altro punto di un'altra battaglia che è assolutamente doverosa. Tu, nonostante sei arrivato in Italia a 9 anni, non hai ancora i documenti La italiani, cittadinanza. la cittadinanza, che è Eh sì, perché non è automatico il processo, è lungo, è macchinoso e i tempi sono lunghissimi. Ho pazientato e continuerò a pazientare. La cosa divertente di questa storia è che io ho una cittadinanza onoraria di un paesino leghista,
che si chiama Ceriano Laghetto, e dopo, a seguito della mia inchiesta sulla droga, hanno ritenuto opportuno darmi la cittadinanza onoraria. E io gli ho detto: guardate, ragazzi, non ho la cittadinanza italiana, quindi un pochino la cosa cozza, non so se vi fa sempre piacere darmi questa cittadinanza. E loro: sì, per noi assolutamente, ci ha aiutato, per noi non guardiamo nemmeno che passaporto hai. È un onore aver fatto, cioè per noi è un onore averti dato la possibilità di lavorare per Ceriano Laghetto, migliorare la nostra situazione, far vedere le problematiche che abbiamo anche legate alla droga e allo spaccio, quindi sei cittadina come noi. Io, wow! Ok. Hai presentato a Ceriano Laghetto il libro? Lo farò, infatti, perché adesso il Covid non ce l'ha permesso, e quindi pian piano che la stagione calda inizia a darci la possibilità di uscire e di fare presentazioni, spero di toccare tanti comuni, grandi e piccoli, perché la mia speranza è che il libro possa portare a capire un mondo che sembra lontano, ma che in realtà è molto vicino a noi, quello dell'immigrazione. Anche gli italiani sono immigrati, un popolo di immigrati, quindi possono capire perfettamente e mettersi nei panni di persone che hanno deciso di cambiare paese. E allora perché non lo fanno molti, secondo te? Perché è un momento critico e diciamo che anche gran parte della politica ha giocato su questo sentimento e creare dei problemi per deviare da altri. Ci sarebbero mille cose da dire su questo libro, però ti faccio un'altra domanda che mi Grazie. sta molto a cuore, e cioè il discorso sulla libertà, perché nel libro c'è proprio racconti come la libertà sia stata per te in quanto nata in Marocco, in quanto immigrata qua, una scelta che ti è anche costata con grande determinazione. Cos'è la libertà per te? La libertà è poter scegliere i propri perché, come ti dicevo prima, fare delle scelte consapevoli e continuare ad amare quelle scelte perché ti costano. E ad esempio, nel mio caso, per tanti anni ho avuto gran parte della mia famiglia che non ha condiviso le mie scelte di lavoro, le mie scelte di vita, o anche semplicemente il mio modo di vestire, o volermi esporre per parlare di alcuni argomenti, perché alcuni della mia famiglia hanno una visione più ristretta rispetto al ruolo della donna, cioè proprio la donna deve fare dei lavori di un certo tipo, non so, la dottoressa, l'avvocato, il magistrato, appunto, o la casalinga, la mamma. Quindi questa cosa di lavorare in TV non è mai piaciuta, invece l'ho sempre trovata fondamentale, perché ci vogliono le testimonianze, bisogna metterci la faccia. Infatti oggi ho deciso di metterci tutta la faccia, mi sono legata anche i capelli così non si sbaglia. Ci metto la faccia in prima persona perché quando si vuole lottare bisogna farlo con tutto il proprio essere. E oggi devo dire che il peggio è quasi passato, perché dopo 15 anni che faccio più o meno questo lavoro, ho delle figure importanti, come la mamma e la nonna, che vedono di buon occhio il mio lavoro, l'hanno capito, e a volte sono curiose e mi chiedono: ah, ma cosa sei andata a fare in Senegal? Abbiamo visto che hai girato dei servizi, ma come mai hai scelto quella meta piuttosto che un'altra? Ah, ma hai parlato di questo argomento perché è molto interessante. Spunti che non avevo mai avuto, non ho mai avuto appoggi. Mi ricordo che la prima volta che ho visto mia madre sotto un palco, ho continuato a lavorare, però avevo un attimino: oddio, cosa ci fa lei qui? Perché non me l'aspettavo, ho voluto farmi una sorpresa, no? Ma questo percorso l'ho fatto da sola all'inizio. Ho avuto alcuni amici che hanno creduto fortemente in me, ma quello che vuoi quando sei giovane, quando sei adolescente, è che anche la famiglia ti appoggi. Questo non è successo, ma fa parte del gioco, devo dire che ha stimolato ancora di più la mia voglia di fare, la mia voglia di dimostrare e anche la consapevolezza. Qua sei famosa con Striscia, per cui ti riconoscono per strada, ti salutano, eccetera. In Marocco. In Marocco guardano la TV italiana e quindi ogni tanto, quando già arrivo in aeroporto, c'è qualche poliziotto che mi dice: ma tu sei quella lì, della TV italiana, ma non è che sei venuta a parlare male del Marocco? No.
Magari vengo anche in vacanza, sai, ogni tanto posso tornare a casa. Ma tu sei ormai una turista, va bene, ma mi raccomando che ti teniamo d'occhio. Quindi in realtà il Marocco simpatizza molto per la TV italiana. Al Marocco piace l'Italia, sono due popoli uniti e mi è capitato con qualche concierge di albergo che mi abbia riconosciuto e mi abbia detto: ma sai che ho guardato il tuo servizio? Perché il primo servizio che io cito nel libro era diventato virale in Marocco era il periodo del Ramadan e durante il Ramadan tutti guardano alcuni programmi, tipo abbiamo dei conduttori proprio che sono seguitissimi durante il Ramadan, hanno ripreso il reportage tradotto ed era intitolato tipo come vivono alcuni marocchini immigrati in Italia dopo tanti anni, perché per la gente in Africa, tu che sei in Europa, sei arrivato, dovresti avere vivi una vita splendida. Non si immaginano che in Europa possano esserci marocchini, insomma, africani, gente che è arrivata qua e dopo 20 anni vive in una baracca o sta male. Per loro era un grandissimo scoop e questo servizio mi ha resa popolare nel Maghreb. Ho Allora bisogna tradurlo perché il libro di fatto lo Raja, scoopone. esatto, il libro di Raja, lo ricordiamo, L'Araba Felice, è scritto proprio in italiano e anche questo è singolare perché l'italiano in realtà lo parli benissimo, ma non è la tua lingua madre. No, non è la mia lingua madre e infatti devo correre ai ripari perché, vabbè, sicuramente se un vero scrittore bravissimo legge il mio libro, troverebbe qualcosa molto da dire come te, d'altronde. Però passate, ma passate, perché parte tutto dal cuore, quindi quando c'è cuore c'è tutto. E quando ho scritto, mia sorella è uscito il libro e ho avuto la comunicazione da Cairo. Mia sorella mi dice: sai che adesso lo mando, no, non mi dice niente, lo manda direttamente al gruppo WhatsApp di tutta la famiglia, delle zie, delle donne. Ricordo che questo libro è dedicato alle donne della mia famiglia. E loro iniziano a dire: ma noi lo vogliamo tradotto, almeno in francese, cioè non gli vogliamo, ma almeno in francese perché vogliamo sapere che cosa hai scritto. Quindi c'è questa curiosità. E ho ricevuto tantissimi messaggi di persone che vivono in Marocco che mi seguono e hanno voglia di capire, di scoprire. Quindi la traduzione è Va obbligatoria. fatta. Non posso deluderli.